Casolane e Casolani, grazie per la vostra presenza e vi chiedo un applauso per dare il benvenuto al Presidente Marsilio. E ci onora con la sua presenza, alta fisicamente e anche eticamente, e grazie per impegnarsi per questa regione che ha bisogno di essere comunque accompagnata per riacquistare i livelli di prestigio che comunque ha avuto in passato, che ha avuto anche nel passato recente e magari negli ultimi tempi con la crisi dovuta anche al Covid, problemi economici e quant'altro. E grazie per essere a Casoli, perché Casoli ha l'orgoglio di voler riacquistare una posizione di ruolo e una posizione centrale anche a favore di tutto l'entroterra, visto che l'asse si è spostato verso il mare. La civiltà viene dal mare, ma noi siamo civili e vogliamo uno scambio di civiltà e soprattutto avere gli stessi servizi che hanno le città litorane. Riscopriamo l'entroterra abruzzese, riscopriamo Casoli, che è una città che merita e che è degna della massima considerazione. Grazie. Grazie, grazie a te Giuliano. Grazie a tutti voi per l'accoglienza molto affettuosa e per essere qui. Questa d'altronde è una bellissima serata, so, quest'estate sembra non finire mai, in campagna lo paghiamo perché insomma sappiamo che se non piove le riserve idriche sono difficili da ricostituirsi e questo è uno dei problemi che anche questo territorio ha. E io sono venuto raccogliendo anche l'invito appunto degli amici che chiedevano un impegno, perché per quanto rivestire un ruolo istituzionale ti può mettere nella posizione a volte comoda di dire vabbè c'è la contesa, sono beghe locali, in ogni paese le liste si fanno, si disfano, spesso sono trasversali, è normale che sia così, contano molto le relazioni umane, non dico le parentele, ma insomma le consuetudini, i rapporti. E allora dice, Presidente, statene fuori. Io sono invece una persona che tiene molto al rapporto e chi mi ha accompagnato anche 2 anni e mezzo fa quando mi sono candidato per dare inizio a questa avventura non l'ho certo dimenticato e sono qui per sostenere gli amici con i quali abbiamo iniziato questo percorso. Nel pieno rispetto di tutti, perché poi decidono i casolani chi sarà il sindaco, se a caso li riterranno che 15 anni bastano e c'è bisogno di cambiamento, qui c'è l'alternativa, c'è una squadra che ho visto molto motivata, molto, un grande spirito di corpo, si nota subito l'entusiasmo con il quale stanno affrontando questa sfida, questa proposta, come si stanno proponendo ai cittadini di Casoli. E appunto poi decideranno i cittadini di Casoli chi dovrà essere il sindaco. È chiaro che il Presidente della Regione continuerà a lavorare per il bene di Casoli indipendentemente da chi sarà il sindaco, questo va detto con molta correttezza perché non è nostro costume quando si governa punire i cittadini di un luogo o di una zona perché magari non hanno votato o hanno votato male secondo una certa prospettiva. Noi stiamo lavorando ormai da 2 anni e mezzo anche per Casoli e per tutto il circondario, per tutto il territorio, cercando di fare quello che Giuliano ha introdotto, riportare l'Abruzzo ad essere quella locomotiva dello sviluppo che è stata per lungo tempo. Purtroppo sono ormai qualche decennio che questa capacità propulsiva si è interrotta, c'era stata una forte progressione che portò l'Abruzzo ad uscire dalla zona di sottosviluppo che caratterizzava le altre regioni del Mezzogiorno, però non si è mai completato quel percorso che portava l'Abruzzo poi ad agganciare le regioni più sviluppate, le regioni più ricche. Siamo rimasti in quella zona di mezzo che in gergo tecnico si chiama transizione, dalla quale non si esce mai, a volte si ha anche
persino il rimpianto, perché stare in questa zona di cosiddetta transizione significa avere almeno 3 o 4 volte meno i soldi dell'Europa, che l'Europa destina alle zone svantaggiate. Cioè, allora almeno facciamo il pieno di risorse europee, invece stare in questa sorta di limbo in cui non si è né carne né pesce a volte fa perdere delle opportunità. Noi stiamo lavorando perché l'Abruzzo recuperi questa capacità propulsiva. Per farlo servono collegamenti, abbiamo presentato al governo le richieste e all'ANAS di inserire nel contratto di servizio le strade che servono a collegare l'Abruzzo, e per questa zona in particolare abbiamo ripreso e ripresentato al governo la richiesta di finanziare la transcollinare da Guardia Grele a Casoli, un'opera che non possiamo fare da soli, che certo non possono caricarsi né i comuni nella provincia, alla quale non danno a malapena i soldi per la manutenzione ordinaria. È chiaro che serve un investimento molto più importante che può fare soltanto lo Stato attraverso ANAS. Abbiamo presentato la rete sanitaria che sta all'approvazione del Consiglio regionale, io spero che arrivi al più presto, entro poche settimane, perché questa approvazione sarà un altro passo decisivo per far uscire la Regione Abruzzo da una condizione di, chiamiamolo così, Regione canaglia da tenere sotto vigilanza da parte dei ministeri, perché non riesce mai a concludere quel percorso di fuoriuscita dal commissariamento e dai debiti che ha penalizzato la sanità abruzzese, perché finché non si esce da quel cono d'ombra si continuano a pagare più tasse, ad avere tagli nella spesa, non ti liberano gli investimenti per la nuova edilizia sanitaria. Noi tutto questo programma lo abbiamo presentato, abbiamo presentato il progetto della rete, quello che altri prima di noi con un'intera legislatura non hanno avuto il coraggio di presentare, perché troppo evidentemente dilaniati da conflitti intestini, da dispute territoriali, beghe di campanile. Abbiamo cercato di superare tutto questo per anche imponendo rispetto a questa, ad alcune tristi vicende del passato, la logica che o l'Abruzzo cresce tutto insieme e cresce unito e la smette con le guerre di campanile che mettono una città contro l'altra, la costa contro le aree interne, e persino in ogni valle il paese di sopra con il paese di sotto, non potremo mai farcela, perché l'Abruzzo è troppo piccolo nel resto d'Italia, figuriamoci nei confronti dell'Europa, per poter fare la voce grossa se ci arriva anche diviso. Quindi noi stiamo facendo crescere la credibilità dell'Abruzzo, si è visto anche da alcuni risultati che abbiamo raggiunto, è stata confermata la nostra presenza nel Comitato Europeo delle Regioni, un luogo dove si affrontano questioni importanti come ad esempio l'inserimento dell'Abruzzo all'interno dei corridoi europei della mobilità, un traguardo che stiamo per raggiungere quantomeno lungo l'asse adriatico, che consente finalmente di riconnettere l'Abruzzo al resto d'Italia e d'Europa. Fino ad oggi questo riconoscimento non c'era, significa maggiori investimenti per potenziare la ferrovia, per potenziare l'autostrada A14. Sulla rete sanitaria abbiamo non solo confermato l'esistente, ma in generale, e vale anche per Casoli, c'è la conservazione di tutti i posti letto, anzi qualcuno in più. Questo lo voglio sottolineare perché da 20 anni a questa parte ogni volta che qualcuno ha presentato o ha dovuto presentare una nuova rete, questa rete comportava tagli sanguinosi, declassamenti di realtà. Noi invece qui vogliamo portare nuovi servizi, soprattutto potenziando la sanità territoriale. Casoli ha questa vocazione, il suo presidio sanitario deve ospitare laboratori di analisi, di radiologia, di specializzazioni che vanno viste insieme al territorio. Dopo la rete sanitaria faremo anche quella territoriale, però stiamo sanando, ho voluto raccontare questo passaggio per dire che noi stiamo sanando delle
mancanze che ormai l'Abruzzo si portava dietro da troppo tempo e rispetto alle quali altri prima di noi non avevano avuto il coraggio di assumere delle decisioni. Noi questo coraggio ce lo stiamo prendendo sulle spalle. Non faremo la rete perfetta, né daremo tutto a tutti, perché poi ad ascoltare le richieste di ognuno, a metterle in fila, troppi soldi servirebbero e non sempre le richieste sono tutte giuste, corrette e misurate. Stiamo affrontando un altro problema importante che riguarda le grandi derivazioni idroelettriche, un'altra delibera che è pronta all'approvazione del Consiglio regionale riguarda questo tema che qui tra il lago di Bomba e gli invasi riguarda anche direttamente Casoli nel rapporto con l'attuale gestore e con quello che verrà quando rifaremo la gara e quindi anche qui rimetteremo ordine su un settore, quello dell'acqua, che per decenni è stato concesso con una eccessiva generosità, diciamo così, verso il concessionario che ha lasciato per troppo tempo le amministrazioni pubbliche nella impossibilità di modificare in maniera sostanziale questa convenzione, il tipo di rapporto, e alla fine questo è costato in termini di appunto carenza di rifornimenti, di servizio, si paga nel rubinetto di casa, si paga in agricoltura, si paga nelle aree industriali perché poi l'acqua serve a diverse tipologie e deve essere gestita con saggezza, equilibrio, senza appunto sprechi né diciamo squilibri rispetto a tutti questi settori. Stiamo facendo finalmente partire la zona economica speciale di cui Casoli fa parte, perché è uno dei 37 comuni di cui hanno al loro interno zone perimetrate come ZES, zona economica speciale. Che cos'è questa zona economica speciale? È un provvedimento che l'Europa ha introdotto già molti anni fa, parliamo di almeno 6-7 anni fa, con il quale nelle aree svantaggiate dei singoli stati dell'Europa gli si dà la possibilità di individuare zone industriali prevalentemente legate alla portualità, e qui tra Ortona e Vasto ovviamente c'è il collegamento verso i porti e quindi aree industriali, che poi l'area industriale di Atessa, insomma della Val di Sangro, è ovviamente proprio qui ai piedi di Casoli ed è giustamente questa zona ne fa parte, e le aziende che fanno parte di queste zone possono ricevere non soltanto semplificazioni procedurali per i propri investimenti, per i propri insediamenti, ma anche incentivi fiscali e insomma una normativa di vantaggio che aiuta le imprese che ci sono a rimanere, a non scappare, a non delocalizzare, e altre imprese che vogliono venire a trovare condizioni più vantaggiose. Cosa è successo nel frattempo? Perché stiamo rischiando che qualcuno, anche magari molto importante, sceglie di andare in Polonia? Perché mentre in Polonia hanno subito deciso dove si facevano, come si facevano, e le hanno attivate, e ne hanno attivate 14 nella sola Polonia, e lo hanno fatto già da qualche anno e quindi già funzionano da diversi anni, qui in Italia stiamo ancora con governi che non perimetravano le zone, se lo facevano lo facevano male. Io quando sono stato eletto ho trovato una delibera fatta il giorno prima a urne aperte, cioè di sabato si sono riuniti con le elezioni, quando i seggi si stanno insediando, la mattina dopo si iniziava a votare, il sabato dell'ultimo giorno in cui quella amministrazione poteva ancora governare e assumere decisioni, approvarono dopo 5 anni di chiacchiere una delibera, la delibera che stabiliva le regole, il perimetro della zona economica speciale. Quando sono stato eletto mi telefonò il ministro dell'epoca, era una ministra grellina, credo la Lezzi forse era
all'epoca ministro per il Sud, per chiedermi: Presidente, cosa vuole fare di questo progetto che ci è stato trasmesso? Comprendendo, dice, è stato appena eletto, ce lo vuole buttare nel cestino, rifate tutto da capo o andiamo avanti? Io mi confrontai anche con la maggioranza e pensai che il meglio sia nemico del bene. Se avessimo interrotto dopo 5 anni, riaperto tutta la discussione con tutti i comuni, con tutte le associazioni di categoria, oggi staremmo ancora a discutere su chi sta dentro, chi sta fuori, quanti ettari a te, quanti a quello, quali regole mettiamo. Il resto d'Italia, Calabria, Puglia, Campania, avevano deliberato con 1 o 2 anni di anticipo, stavano già cominciando a costituirle. Quindi l'Abruzzo sarebbe arrivato ultimo e magari con tutte le imprese che avevano magari intenzione di insediarsi nel meridione, nel mezzogiorno d'Italia, avevano già trovato, insomma, a noi sarebbero toccate forse le briciole. Per questo pensai di dare continuità amministrativa, dissi ai ministri: esaminate il progetto che vi è stato mandato. La verità è che quel progetto era purtroppo fatto così male che ci hanno messo 2 anni per autorizzarcelo. Il perimetro di questa zona economica speciale, lo voglio dire, un luogo appunto che sulla ZES conta molto per il suo rilancio, era stato fatto prendendo il pennarello e disegnandolo sulle stampe a colori di Google Map. Dico solo questo per far comprendere l'approssimazione, la superficialità con cui il centro-sinistra governò la regione Abruzzo e soprattutto ha governato questo fondamentale strumento di sviluppo che è la ZES. Ora, noi abbiamo lavorato 2 anni per fare invece appunto i perimetri con i dati catastali, per correggere alcune perimetrazioni, e c'è ancora una parte del lavoro da fare, probabilmente può riguardare anche questa realtà, perché dentro quel perimetro questi scienziati ci avevano messo anche ettari, centinaia di ettari di aree agricole. Cioè, una zona economica speciale fatta per gli insediamenti industriali, artigianali, per mettere capannoni, fabbriche, aziende, qualcuno aveva pensato no di fare l'affare mettendoci terreni agricoli, perché pensava no, le vecchie logiche. È evidente che noi stiamo togliendo queste zone incongrue e reinserendo le zone a vocazione industriale e artigianale che hanno bisogno di questo strumento e che possono aumentare l'attrattività delle imprese e quindi lo sviluppo economico del territorio. Non è un lavoro semplice, ci è voluto del tempo, però ormai ci siamo, la ZES è stata autorizzata dal governo, è stato nominato un commissario nella persona dell'avvocato Mauro Miccio, una persona di assoluto spessore nazionale con anche forti relazioni internazionali. La ZES serve anche ad attrarre magari dall'estero qualcuno che vuole venire ad investire in Italia, e spero appunto che a breve questo percorso sia completato. C'è da fare la bollinatura della Corte dei Conti, insomma, passaggi tecnici della burocrazia infinita che caratterizza il nostro sistema. Però io penso appunto che con questa e con altre vicende che abbiamo affrontato e che stiamo affrontando, noi stiamo rimettendo ordine in tanti settori da tempo trascurati o maltrattati del nostro territorio, della nostra regione. Stiamo ricostruendo la credibilità e l'autorevolezza di un territorio che ha una storia importante dietro le spalle. Pochi giorni fa abbiamo svolto a Pescara un summit sull'economia con il Sole 24 Ore e Confindustria tra i nostri sponsor e coorganizzatori, dove sono venuti i nomi tra i più importanti dell'economia, della finanza, del credito, ed è stata anche lì una dimostrazione di credibilità, di autorevolezza del nostro territorio, perché certi soggetti non si muovono facilmente da Roma, da Milano, dal resto d'Italia, da dove sono venuti per venire a parlare in Abruzzo e per confrontarsi, e l'abbiamo voluto fare anche per capire dove dirigere gli sforzi, perché
tutti speriamo che la pandemia finisca o che comunque il peggio sia alle nostre spalle, e invito tutti ovviamente a continuare ad essere attenti, a rispettare le regole, a vaccinarsi, a fidarsi dei nostri medici che hanno fatto un grande lavoro per questo, insieme ai volontari, insieme a tutta l'organizzazione che ci ha permesso di essere tra le prime 5 regioni in Italia nel rapporto tra popolazione residente e popolazione vaccinata, tra le prime 2 in Italia in 3 diversi campi nel piano di potenziamento della rete Covid, quando ci hanno dato i soldi e i poteri per poter fare le opere subito, io quel potere l'ho utilizzato fino in fondo e ho dimostrato, numeri alla mano, perché poi il report e il giudizio non lo do io, lo danno il commissario di governo, lo dà la struttura del generale Figliolo, la dà il Ministero della Salute che fa il monitoraggio. Noi siamo stati primi o secondi sia nel potenziamento del pronto soccorso, delle terapie intensive e delle terapie subintensive che abbiamo realizzato in tutto l'Abruzzo seguendo quel programma. Quindi pensiamo appunto di avere le carte in regola per poter continuare ad offrire al nostro territorio questa prospettiva di sviluppo e di crescita. È certo che se poi nel prossimo futuro, da qui a qualche giorno, anche a Casoli, potessi avere al mio fianco un sindaco che condivide questo modo di fare, questa nostra cultura di governo del territorio, questo nostro approccio verso lo sviluppo economico senza pregiudizi, con i piedi ben saldi per terra, naturalmente non potremmo che fare, diciamo, come dire, correre più velocemente e lavorare gomito a gomito, e quindi è quello che mi auguro. Caro Giovanni, a te il compito di adesso concludere in questi giorni questa lunga corsa insieme a tutta la lista, che voglio salutare e ringraziare uno per uno, nome per nome, li voglio presentare. Posso, mi concedete questo onore di poterli presentare io insieme a Giovanni Vassalli? Sono candidati Alessandra Bosco, Cristian D'Achille, il pezzo forte, Concetta Dell'Orefice, Nicoletta Fiorentino, Sabrina Giuliani, Mariano Guido Giuliante, Alessio Ianieri, Amalia Porreca, ci ho preso l'accento, Antonio Tilli, Giorgio Nicola Travaglini, Peppino Travaglini. Quindi chi mi deve votare si ricordi di scrivere anche il nome per evitare, diciamo, di sprecare la preferenza non sapendo a chi attribuirla. Chi vuole votare uno dei due deve mettere anche il nome di battesimo sulla scheda. E Gabriele Verratti, un cognome molto famoso qui in Abruzzo, la nostra gloria, vi auguro altrettanto successo. Quindi un'ottima lista, vedete, uomini, donne, giovani, anziani, persone mature di diversa estrazione, ma non voglio rubare il mestiere al nostro candidato sindaco. Io chiudo qui, vi saluto, vi ringrazio dell'accoglienza e di quello che state comunque facendo e che comunque continuerete a fare per il bene di Casoli e di tutto l'Abruzzo. Un grazie di cuore al signor Presidente per le parole che ha detto, anche perché ha ribadito dei concetti che sicuramente ci stanno a cuore.
Le affermazioni del Presidente non possono che essere condivise. Certamente lui giustamente e molto onestamente ha ribadito il concetto di essere una figura super partes, ed è giusto che sia così. E possiamo garantire non solo alla Regione ma a tutti quanti voi che, indipendentemente da chi otterrà il successo in queste elezioni, comunque saranno sindaci eletti dalla popolazione abruzzese. Nella fattispecie sarà il sindaco di Casoli eletto dai casolani, e l'amministrazione che ci sarà sarà un'amministrazione di casolani, e tutti, maggioranza ed opposizione, lavoreranno comunque per il bene di Casoli. Per cui, se nella malaugurata ipotesi dovessero vincere gli altri, ipotesi malaugurata non tanto per noi quanto per voi, garantiamo un'opposizione tranquilla, serena, costante, ma certamente un'opposizione che non darà tregua, perché il cambiamento deve verificarsi comunque. Io voglio ringraziare stasera stessa tutti coloro che andranno a votare, perché chi esprime il voto di preferenza merita il massimo rispetto, indipendentemente dalle scelte politiche che farà. Voglio rivolgermi invece a coloro che non escono di casa, che non si esprimono, che non si schierano e che soprattutto non votano. Perderemo le elezioni sia noi che i candidati dell'altra lista se la percentuale di assenteismo dovesse aumentare. Più alto è il numero degli assenteisti, maggiore è il fallimento della democrazia. Un popolo che ha paura di esprimere le proprie idee con il voto non ha nessun diritto di lamentarsi, deve subire e tacere. Siccome a noi non piace subire, non piace tacere, ci abbiamo messo la faccia, ci abbiamo messo il cuore, ci siamo esposti, nessuno di noi ha nulla da guadagnare, nessuno di noi ha prebende da ottenere. Se facciamo questo, lo facciamo esclusivamente per amore del territorio, per amore della popolazione di Casoli, per rispetto dei nostri antenati che ci hanno lasciato un'eredità significativa, e per rispetto dei nostri figli che meritano un'eredità ugualmente importante, significativa e duratura. Dateci una mano. Come dico sempre, noi per voi e voi con noi. Non avete alternative. Potete votare solo noi se volete cambiare. Se volete lasciare le cose immodificate, continuate a fare come avete sempre fatto. Perderete un'occasione. Adesso volevo passare la parola, dove sta Sabrina, è andata ad accompagnare il governatore, a Giorgio Travaglini, che provvederà ad illustrarvi nel dettaglio alcuni aspetti del programma e a sottolineare le cose che vogliamo fare e soprattutto a sottolineare le cose che non sono state fatte. Grazie Giorgio. Grazie a tutti, buonasera. E passo velocemente a trattare i punti del nostro programma. Come primo punto abbiamo messo l'amministrazione del comune e del nostro territorio. Ovviamente noi la orientiamo ad un rapporto diretto con voi, come stiamo facendo nei nostri comizi giornalieri, dove chiediamo a tutte le contrade, a tutti i cittadini di Casoli, di darci informazioni in merito a quelle che sono le necessità di ogni singolo territorio. Soprattutto a orientare anche a percepire e a ricepire quelli che sono i finanziamenti che in ambito sia ministeriale sia regionale
potremmo avere grazie anche ai rapporti appunto ora col Presidente della Regione eccetera. Tant'è vero che abbiamo saputo proprio recentemente che un bando ministeriale per avere dei contributi sulla piscina di Casoli è stato rigettato in quanto praticamente è stato fatto un errore nel rispetto del bando. Quindi questo non può assolutamente accadere. Semplicemente per degli aspetti formali, quindi vuol dire che non si può andare a fare un bando senza neanche leggerlo. Per quanto riguarda la sanità, già ne aveva parlato qualche sera fa il dottor Vassalli, certamente noi vorremmo potenziare quanto più possibile, come abbiamo anche sentito ora dallo stesso governatore, il nostro presidio territoriale di assistenza, e vorremmo aumentare sia quelle che sono le capacità del 118, quindi con delle ambulanze inizialmente adibite per il primo soccorso e soprattutto per la rianimazione, e perché no, non pensare in tempi anche più lunghi di gestione anche la necessità di realizzare un eventuale elisoccorso abilitato anche al volo notturno. Molti dei centri qui vicino, anche ospedali, non hanno elisoccorso o comunque piste di atterraggio abilitate al volo notturno. Ricordando anche che spesso il 118 non ha né elicotteri né personale che opera sugli elicotteri stessi abilitati al volo notturno, quindi bisogna rifarsi poi a mezzi dell'esercito italiano. Altra cosa è quello che riguarda avere anche nel territorio dei centri vaccinali, pensando anche alla pandemia di Covid-19 permanenti e soprattutto anche diciamo per dei tamponi molecolari. Vorrei anche ricordare che praticamente, come ha ricordato ora il nostro governatore, la necessità anche di quello che deve essere fatto sicuramente da chi dice che nel comitato ristretto dei sindaci, che praticamente ora, come avete sentito dalle parole del dottor Marsiglio, praticamente andranno a migliorare la rete ospedaliera. Però praticamente noi avevamo il nostro sindaco nel comitato ristretto di sindaci che qualche settimana fa ha anche praticamente dato parere negativo sul bilancio della ASL, che aveva circa 50 milioni di debito, ma di cui 25 milioni sono stati utilizzati proprio per le spese dovute alla pandemia, ma non l'ha fatto qualche anno fa quando senza pandemia c'erano meno 40 milioni di debito. Poi praticamente sostiene, altra cosa importante, che il merito di tutta la gestione della vaccinazione sua, assolutamente no. Questa è stata fatta dalla ASL e dal Dipartimento di Prevenzione che tra l'altro, così come ha detto anche poco fa il governatore Marsiglio, ha ricevuto un premio a Milano con il Dipartimento di Prevenzione che è stato premiato della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti come uno dei migliori, se non il migliore, che ha trattato proprio l'emergenza pandemica. Altro aspetto importante è quanto riguarda anche l'aspetto sociale, che noi abbiamo inserito nel nostro programma, che per qualcuno è stato definito spicciolo, ma noi vogliamo, ripeto, avere da voi le indicazioni per poi andare ad applicarle nel nostro programma e comunque nelle nostre attività future. Noi abbiamo praticamente necessità di centri aggregativi dove poter, non solo per gli anziani ma anche e soprattutto per i giovani qui non hanno punti dove ritrovarsi, non hanno possibilità di stare insieme, non hanno possibilità di aggregarsi, e perché no pensare anche soprattutto ai più piccoli, ai bambini, al futuro, prevedendo anche dei vari punti sul nostro territorio, non solo del capoluogo ma anche delle contrade, dove i bambini possono divertirsi, dove praticamente i genitori li possono lasciare e perché no, durante praticamente le attività, quando vanno a fare la spesa o altro, mettere in punti anche dei ragazzi di caso lì stesso con della gestione per esempio di cooperative che tengono l'attenzione e quindi guardano i figli mentre praticamente i genitori vanno a fare la spesa. Questo permette di migliorare l'economia
e permette ai genitori, soprattutto quelli più giovani, che eventualmente sono venuti da paesi vicini, che dovremmo anche incentivare chi ha bambini piccoli, le coppie che eventualmente vengono a abitare qui, con delle detrazioni fiscali e con degli incentivi fiscali, cosa che finora non è stato fatto. Altro aspetto importante è lo sviluppo economico. Dall'altra parte hanno detto che hanno applicato praticamente delle zone di no tax area, per cui fino a 7.500 euro, se noi consideriamo che l'IRPEF è applicata allo Stato, l'aliquota IRPEF praticamente viene pagata superato questa soglia di reddito. Ma non hanno detto che superati 7.500 euro viene applicato una tassazione allo 0,8%, che è il massimo previsto dallo Stato. Mentre noi abbiamo degli esempi vicino a noi, Altino, che praticamente oltre gli 8.000, quindi 500 euro in più di reddito, applica lo 0,65%, quindi la no tax area è di 8.000 euro. Oppure abbiamo Atessa, che praticamente la no tax area la applica fino a 13.000 euro, poi applicando a fasce, praticamente man mano aumentando la percentuale di tassazione, arrivando agli oltre 55.000 euro, lo 0,80%, che è quello che paghiamo noi a Casoli. Questo significa che le persone non vengono qui ad abitare, certamente preferiscono altre zone, altri punti dove andare, e quindi diciamo non abbiamo attrattiva come paese. Questo noi vorremmo invertire, questa tendenza. Poi ringrazio sempre il governatore Marsiglio, che ha già chiarito alcuni punti per quanto riguarda le zone ZES, quindi zone economiche speciali. In questi giorni, mentre qualcuno chiamava i comici, noi ci siamo praticamente andati a girare le aziende e siamo andati a chiedere alle aziende quali erano le necessità che loro avevano. E appunto era questa, che qui Casoli, nonostante le ZES sono state create nel 2017 e i decreti applicativi delle ZES, i regolamenti, sono stati fatti nel 2018, attualmente quelle attive sono Alanno, Atessa, Chieti, Cupello, Gissi, Manoppello, Montodorisio, Mozzacrogna, Paglieta, San Salvo, Scafa, Sulmona. Quindi vuol dire che le aziende che sono qui a Casoli hanno voglia di andare via, e ce l'hanno detto, perché mentre ad Atessa ci sono praticamente le agevolazioni, gli sgravi fiscali, perché esistono le ZES, qui a Casoli no, e nessuno si è adoperato per questo, però pensano a chiamare i comici cosiddetti. Quindi noi anche in questo caso siamo diventati la Cenerentola d'Abruzzo, come al solito, grazie a chi ci ha amministrato. Abbiamo sicuramente da recuperare le bellezze che abbiamo, tipo le zone picnic del lago, Cluvie, il castello, soprattutto affidando anche e favorendo la nascita di cooperative di ragazzi casolani. E infine oserei dire l'ultimo aspetto, per quanto riguarda praticamente la gestione del nostro territorio. Sicuramente noi siamo molto carenti con impianti di videosorveglianza e di sicurezza, e quindi dovremmo sicuramente ampliarlo. Abbiamo necessità di, ora sto vedendo in questi giorni che vengono messi dei cartelli per quanto riguarda la protezione civile regionale come punti di raccolta, dove andare, cosa fare, ma ripeto, se vengono messi quei cartelli ma la popolazione non viene dotta su cosa deve fare nel momento di necessità, a poco servono. Quindi bisognerebbe anche dire alla popolazione cosa fare in questi casi, gestire praticamente quello che è l'emergenza incendio, soprattutto nel centro storico, in alcune contrade, insieme anche ad altri enti come i Vigili del Fuoco, far fare alla protezione civile, ridargli quella dignità, quindi non deve andare a sfalciare l'erba ma dare utilità vera sul paese, e un altro aspetto, l'ultimo che voglio trattare, è quello che ha detto anche lo stesso dottor Marsiglio riguardo alle acque.
Quindi diciamo, noi dovremmo sicuramente andare a rivedere quello che sono le nostre condotte idriche, vedere se c'è una planimetria, vedere gli anni in cui sono stati fatti, trovare praticamente i punti di dispersione e creare dei punti nuovi. Oltre questo, sicuramente per eliminare, come molte contrade avvengono, dove l'acqua viene tolta dalla Sasi per diverse ore del giorno, eventualmente fare altri serbatoi sul territorio comunale e eventualmente nel tempo si potrebbe pensare anche dei bacini di raccolta per l'irrigazione dell'acqua nei momenti di maggiore precipitazione. Grazie a tutti. Grazie Giorgio, questi sono numeri, i numeri non si contestano, la matematica non è un'opinione, le conclusioni potete trarle tutti quanti. E per quanto riguarda le zone economiche speciali vorrei anche dire una cosa che anche il governatore ha dimenticato: non esiste solo la Val di Sangro, esiste la realtà industriale di Fara San Martino, non solo con i suoi pastifici, esiste la realtà casolana con le attività piccole ma note in tutta Italia, dal trappito caprafico all'impresa Spinelli, alla macelleria di Cristian D'Achille, l'allevamento di Cristian D'Achille, a Cipollaro, ai vivai De Laurentiis, a Spinelli, a tante altre realtà, al gruppo di Carlo e anche all'industria, alla ICET dei fratelli Gentile. Quindi, come vedete, anche noi abbiamo una realtà industriale, agricola, da difendere a spada tratta, perché sono tutte eccellenze. Guai a perderle, sarebbe una catastrofe. Un grazie di cuore all'avvocato Consuelo Di Martino, che ci onora con la sua presenza. Non ti alzare che c'hai la bua. Ha subito l'infortunio sul lavoro, anche i sindaci si azzoppano. Comunque, correrai più forte di prima, tranquillo, garantito. Conoscendoti, non è un piede che ti ferma. Adesso vorrei passare la parola a Sabrina Giuliani, così, tanto per darci uno spunto sul governatore, visto che lo conosci da tempo. Grazie di essere intervenuti. In realtà ne avevamo la certezza, perché Casoli risponde sempre all'appello d'orgoglio e di dignità che ci caratterizza. La partecipazione del governatore è stata sostenuta dal coordinamento locale e provinciale, a cui vanno i nostri ringraziamenti, ed è stata invocata e a dir poco forse pretesa da ogni membro della lista di rinnovamenti con convinzione, passione e ambizione, la stessa che metteranno per far salire e che metteremo per far salire Casoli in cattedra. Questo perché Casoli c'è, ci sarà e ci vuole essere, attraverso quello che sarà l'attivismo, il dinamismo, l'ambizione, la passione, la motivazione, traducendola in azione da parte di noi tutti. La campagna elettorale è ancora in corso ed è chiaro che Casoli si gioca tanto, si gioca una prospettiva che va ben oltre i prospetti che continuano a riecheggiare, ma che in realtà sono lì depositati come ovviamente formule e traduzioni di quella che è l'ordinaria amministrazione. Noi abbiamo l'esigenza, la volontà di rendere Casoli qualcosa di diverso, e sta a voi in qualche modo legittimarci a farlo. La presenza del governatore è stata invocata, voluta e diciamo in parte anche pretesa come sottolineatura di quell'identità comunitaria che ci caratterizza e che vuole caratterizzarci. La dignità di Casoli si traduce in centralità, perché Casoli deve tornare ad essere il traino, il riferimento, la guida di una dimensione territoriale che è quella della Valle Aventino, che ha stoffa da vendere. Oggi noi ci siamo
vogliamo esserci, abbiamo bisogno di fiducia, abbiamo bisogno di essere legittimati a fare, perché questo è il nostro obiettivo. D'ora in poi non siamo candidati consiglieri, d'ora in poi noi ribadiremo i nostri nomi, perché siamo la gente del posto, perché siamo la gente che insieme a voi vorrà cambiare Casoli, la vorrà rinnovare. Il 3 e il 4 ottobre sono alle porte. Io vi invito di nuovo a voler scegliere per un rinnovamento. Insieme a noi sarà possibile. Grazie. Grazie. Grazie Sabrina, grazie a tutti voi perché siete tutti splendidi. Buon onomastico Gabriele, visto che oggi è 29 settembre. Come diceva il governatore, c'è un nome importante, quindi sicuramente ne sei degno, lo sappiamo, perciò stai con noi. Grazie. Grazie a voi che anche stasera ci avete onorato della vostra presenza. Ci auguriamo di non avervi annoiato, vi garantiamo che stiamo facendo e faremo tutto il possibile per non cambiare. Casoli non va cambiata, Casoli è bella così com'è, ma va rinnovata, è una nobile decaduta. I vestiti sono un po' sgualciti, i capelli sono spettinati, le scarpe sono un po' sporche, va rinnovata. Deve tornare a riconquistare la sua dignità storica, artistica, culturale, imprenditoriale, artigianale, commerciale e perché no anche industriale, perché l'industria non è solamente quella metalmeccanica, ma ci sono varie tipologie di industria e soprattutto non tradire quella vocazione agricola che è stata penalizzata purtroppo non solo dai passati governi d'Italia ma anche a livello europeo, ma noi abbiamo delle eccellenze del territorio che andranno rivalutate e soprattutto proposte in tutta Italia. La gastronomia italiana è degna di essere considerata la migliore a livello mondiale e l'Abruzzo ed in particolare Casoli dovrà partecipare a questo sviluppo e a ribadire tutte le sue capacità. Nessun settore deve essere un settore di serie B. Noi ce la metteremo tutta, dateci la possibilità di farlo. Grazie e buona serata.